What a swim by the Italian. Smashes that world mark with a mustache. The men's 100 meters backstroke. Sì, una parte della gara dove non, cioè, entrano gli atleti ma non, non ti focalizzi su chi arriva o chi non arriva dei partenti. Ti sistemi un attimo gli occhialini, le robe e poi ti metti sul bordo e aspetti di partire, come adesso si vede. Do you look at your opponents before the race? No. Mi metto in posizione come si vede, se si vede adesso, quella posizione un po' strana. E basta, poi adesso si entra in acqua e fischi, vediamo un attimo. Cioè, bisogna stare attenti perché c'è soprattutto Murphy che aspetta molto a salire sul blocco e a sistemarsi, quindi se non sei esperto, stai subito attaccato al blocco per tanto tempo e magari questa cosa ti può... Ah, sì, vabbè, qua siamo partiti. Away they go, Christou and Chechon in those middle lanes. Partenza adesso sinceramente non me la ricordo. Non avevo in parte Murphy, che sapevo che partiva molto forte, c'avevo in parte Apostolo, Christou, che anche lui di solito partiva molto forte. And Christou above him, watch out for Hunter Armstrong in three as well. Qua vediamo adesso. Qual è il primo momento in cui guardi i tuoi avversari? Già da subito lo guardi. Vabbè, qua al 50, la virata del 50 avevo visto il tabellone, ho visto anche il passaggio, ho visto 25-1, di solito lo guardo spesso. Perché dico, se sono passato forte, facendo poca fatica va bene, se no non va bene. Qui vedevo anche il tabellone su e vedevo che ero lì e vedevo una linea rossa e poi ho detto, ah, sai che magari sto andando forte. Poi vabbè, questa faccia... And the gold medal. Li vedevo anche abbastanza dietro, quindi ho detto, cavolo, loro stanno andando forte. E poi non si vedeva, ma ero abbastanza contento. Dai. Allora, faccia lì era come dire, cavolo, come tu ne sei, è un tempo molto molto forte. Poi qua è venuto Ryan dall'altra corsia a complimentarsi. E... Anything ever prepared you for that moment? No, una cosa che non... non è che dici, quando vinco voglio esultare in questa maniera qui. È una cosa che magari dici, mi preparo, voglio esultare così, ma poi quando arrivi non sai cosa fare. Conta che poi, una cosa che magari non sanno, quando ho indicato su, ho fatto il pugno, pensavo di indicare i miei compagni, ma probabilmente ho indicato una nonna di 60 anni, ungherese, che stava guardando le gare, perché i miei compagni erano dall'altra parte, quindi questa è una piccola chicca che magari nessuno sa, però purtroppo è andata così.